sono Sergio Calamandrei e vi parlo in qualità di autore del mio racconto Sabatino a Roma, finalmente, che fa parte dell'antologia Accadeva in Firenze Capitale, che ho avuto il piacere di curare insieme a Cristina Gatti e che è stata pubblicata da Carmignani Editrice. Questo racconto, in un certo senso, chiude la parte narrativa dell'antologia perché è ambientato al momento in cui c'è la conquista di Roma con la breccia di Porta Pia e mostra come Firenze accolse il trasferimento della capitale a Roma. Contrariamente a quello che ci si poteva aspettare, i fiorentini furono molto contenti ed entusiasti di questo evento perché avevano molto a cuore l'interesse dell'unità della patria che prevaleva sul fatto di essere, sull'orgoglio di essere la capitale. La storia narra di Sabatino Arturi, che segue come giornalista le truppe che partono da Firenze per andare a conquistare e a prendere Roma nel 1870. Sabatino Arturi è il protagonista seriale di molti miei racconti e romanzi ambientati al tempo di Firenze Capitale. Un elenco dei racconti sinora editi che hanno come protagonista Sabatino lo si può trovare sul mio sito nella www.calamandrei.it, che ha tutta una sezione dedicata a Firenze Capitale, dove ci sono testi e molte immagini dell'epoca. E c'è anche un elenco dei libri che parlano di quel periodo. Praticamente la libreria che vedete alle mie spalle è interamente composta di libri che sono relativi a Firenze e a quel periodo storico, libreria di cui sono molto orgoglioso. E ne parlo ogni volta che posso, e l'elenco completo dei testi è sul sito. Nelle mie storie io faccio un ampio uso e ampie citazioni di episodi e aneddoti riportati nella memorialistica di quell'epoca, che è assai vivace e anche molto piacevole da leggere. Purtroppo non viene letta, e quindi io, diciamo, mi sono fatto un po' la missione di riproporla nei miei racconti. In questo racconto, in particolar modo, io rendo omaggio a Ugo Pesci, che è un importantissimo giornalista e autore di quel periodo, che scrisse il fondamentale, diciamo, Firenze Capitale, che è un libro di memorie che ci illustra com'era la vita fiorentina di quel tempo e in particolar modo come inviato giornalistico lui partecipò a questa spedizione per la conquista di Roma e scrisse un libro che si chiama Come siamo entrati a Roma, che io ho utilizzato come base fondamentale del mio racconto. Pesci nacque a Firenze nel 1946 e combatté nella battaglia di Custoza, poi divenne giornalista e furono moltissime le sue collaborazioni, fra cui quella col Fanfulla e quella col Corriere della Sera. In questo racconto io faccio incontrare il mio protagonista Sabatino Arturi col commilitone Ugo Pesci e insieme seguono l'esercito fino a Porta Pia.
mio racconto è in un certo senso il sequel di un romanzo a ispirazione garibaldina che ho terminato di scrivere in questi giorni e che ci parla della partecipazione di Sabatino Arturi alla campagna dell'Agro Romano, culminata al seguito di Garibaldi nella sfortunata battaglia di Mentana. Viene fatto abbondantemente paragone fra quella spedizione sfortunata e invece la conquista di Roma che si ebbe nel 1870, mostrando come nel 67 i volontari garibaldini furono, diciamo, abbandonati poi dal governo che in un certo modo li aveva incoraggiati, per vedere se riusciva in qualche maniera poi a entrare in Roma sfruttando questa iniziativa di Garibaldi, mentre invece poi nel momento cruciale quegli uomini furono abbandonati e mandati a morire contro i francesi a Mentana. Oltre alla rievocazione di queste vicende storiche, c'è anche una vicenda personale di Sabatino Arturi nel mio racconto che nel momento di entrare in Roma affronterà una resa dei conti con il suo passato, che diciamo trova soluzione in un certo senso in questo momento storico così importante. Spero che abbiate piacere a leggere il mio racconto e tutti quegli altri presenti nell'antologia.